Sì, no, tanto io vado. Okay. Stiamo per spiegare come funziona il gioco di Orgoglio Nerd. Avete visto l'unboxing fatto da Alessandra, ci avete visti in fiera, l'avete comprato online, ne siamo sicuri. Adesso vi spieghiamo come si fa per giocare. Dunque, lo scopo del gioco innanzitutto è battere il rinoceronte, quindi diventare i nuovi rinoceronti. Siamo tutti redattori delle prime armi, non è vero, bluffiamo per il gioco. Monica ormai è una veterana. E lo scopo del gioco è diventare rinoceronti rubando scoop. Si rubano scoop a vicenda, si rubano scoop ai propri avversari, ai colleghi. Ci sono tre modi per farlo: con le buone, con le cattive o a modo mio. A modo mio ovviamente è il rinoceronte che parla. Con le buone si battono le cattive, con le cattive si batte a modo mio e a modo mio batte le buone. Molto semplice. Avremo sul tavolo uno scoop da risolvere e con le due carte che avremo in mano dovremo riuscire, in base a questo codice colore, a vincere lo scoop. Vinto lo scoop si ottiene un punto ego. Il punto ego è il punto di Orgoglio Nerd, ovviamente, e al terzo punto ego siamo a tutti gli effetti rinoceronti. Quando diventiamo rinoceronti si apre un minigioco. Il minigioco ci permette di diventare i boss finali e essere sfidati da tutti gli altri avversari. Ma vediamo la partita e piano piano spieghiamo. Francesca, due carte a testa, prego. Ok, allora prendiamo dal mazzo centrale. Ma non si fa così. Cioè, prima si, orario. Prima si dà agli altri e poi si dà a se stessi. Già, partita invalidata questa. Va qua. Opla. Ok, abbiamo, inizio io perché sono il più bravo, è il più bello. Sì. Primo giocatore. Si inizia con il primo giocatore, a fine del turno la carta primo giocatore viene assegnata a chi ha meno punti ego. Ok. Ok? Tutto chiaro. Dunque, c'è una rossa sul banco. E noi siamo in un pub. Mi serve una buona per risolvere lo scoop. Ce l'ho, quindi faccio così. Questa diventa la pila degli scarti e questa diventa il prossimo scoop da risolvere. E io prendo il mio primo punto ego. Col mio primo punto ego ho anche diritto a una carta archetipo, con cui ho dei poteri speciali. Io sono l'inquisitore cinematografico. Leggo. All'inizio del tuo turno puoi citare una frase famosa tratta da un film. Tu, e il primo che indovina il film, pescate subito una carta. Me la tengo qua. Va bene. Francesca. Alessandra. Ho già saltato un turno. Esatto. Passo. Dunque, abbiamo giù con le cattive, che quindi verrà battuta dalle buone. Lo posso fare, quindi lo faccio. Uso la carta. Ti sostituisco io, notate le somiglianze. Devi metterti anche in posizione. È che mi hanno fatto meno palestrato la realtà. E questa diventa il nuovo scoop. Prende il mio punto ego e prendi la tua carta archetipo. Ok. Che qual è? Sono Monica. Il custode del sapere! Custode del sapere, leggo. Se durante il turno di un altro giocatore riesci a correggergli un errore di grammatica, gli rubi subito un punto ego. Va bene. Tengo qui il passo. Ok, quindi tocca a me. In questo caso abbiamo una carta con le buone. Per vincere con le buone ci vuole un a modo mio. Ta-da! E sono dopunque io, c'è ovunque Monica. Erano carte truccatissime. Il giro più veloce della storia. Come vedete non corrisponde necessariamente il colore della carta. Con il suo fronte retro, e quindi adesso abbiamo... Non barare, gira il gettone. No, scusate. Questo è il tuo archetipo. Questo è il mio archetipo. Aha, divulgatore scientifico a forza. Se durante il tuo turno riesci a non ridere, sei immune ai furti di scoop fino al tuo prossimo turno. Io fallirei miseramente. Ok, tocca a me. Sì. Allora, qui abbiamo le buone. Allora io userò, a modo mio, sbriciolare. Scusate, l'ho girata nel modo sbagliato. A posto, ho visto, datemi un punto. E anche un archetipo. Ho trovato lo youtuber urlante. Puoi fare la telecronaca di ogni tua azione durante il tuo turno. Se lo fai, termini il tuo turno con due carte invece di una. E già non stai mai zitta, così siamo a posto. A posto. Allora, io prima di iniziare a chiudere il turno, uso... c'è da consolare uno youtuber che mi dice: sostituisci la carta di un altro giocatore con la prima degli scarti. Stop, stop, te no.
alcune carte, cioè tutte le carte, hanno dei poteri speciali e un buon giocatore le sa usare. Lui, stranamente, un buon giocatore, non ce l'aspettavamo, ci ha sorpresi tutti quanti, e sta usando un potere speciale. Prego. Benissimo, quindi la prima degli scarti è questa. Monica, beccati Monica. E quindi questa la scarto perché la utilizzo. E poi, con una carta con le cattive, chiudo lo scoop. Sostituisco, scarto, piglio. Anche tipo tutto tu fai. Oh! Completamente. Mannaggia. Sono anche qui. Sono studente della Sacra Scuola di Otaku. Quando giochi una carta contro un giocatore puoi urlare l'attacco speciale di un manga, se lo fai peschi subito una carta. Sarà divertente. Ok. Il primo turno è finito e abbiamo tutti un punto ego. Si riassegnerebbe la carta primo giocatore a chi ha meno punti ego, ma siccome siamo tutti pari, la assegno a mia discrezione e la assegno a Gabriele, così poi tocca di nuovo a me. Insomma. Adesso si attivano le carte, giusto? Queste qui si attivano le carte e soprattutto adesso tu hai zero carte in mano, si pesca fino ad averne due in mano. Com'è che funziona? Contro un altro giocatore. Perché tu puoi, se non hai la carta per risolvere lo scoop che è sul banco nel mazzo, puoi attaccare un altro giocatore, come farò in questo caso, e rubargli il punto ego. E benissimo, la meccanica è allora sasso carta forbice sempre. Esatto, attacco Francesca e con questa dicendo Rasengan, intanto piglio un altro. Ok, e tu devi difenderti con quella, devi difenderti che hai. Cavolo, proprio ce la fa. Oh. Niente, ho fatto una stupidata perché ho dato lei una carta prima. Accidenti. Niente. La posso, quindi questo è detonano. Domanda, resta pari o vince lei il punto ego? No, resta pari. No, lei non perde il punto ego, non lo vince io. Però lui, finché ha carte in mano, può andare avanti a giocare. In questo caso qui ho pescato una carta. Il turno passa nel momento in cui lui ottiene un punto ego, oppure... Ah, non posso continuare a sfidare altri giocatori? Sì. Non te lo lasceremo fare. Posso sfidare? Prego. Allora, sfido Monica. Mannaggia. Carta promemoria utilissima. Contano anche... Sì, dai, un attacco di un manga. Quindi, Gorilla Dunk! Tecnicamente. Vabbè, è un manga. Okay. No, manga Slam Dunk, prima di essere un anime. Volevo dire okay. Non perdiamoci in discussione. Devi difenderti con... Hai due carte in mano. Fermi tutti. Monica, hai due carte in mano e devi usarne una per difenderti da una verde. Sicché... Usi quella che ti ho dato io prima. So giocare benissimo in questo gioco. Non ho altre carte. A posto. Ok, quindi queste le tornano. Guarda che fortuna. Oh. Ho chiuso lo scoop dopo tutto sto casino. Non facciamo più giocare lui. No, io non ho fatto giù un casino. Facile. Ok, sei andato due punti ego. Ce l'ho fatta. Pesco una carta. Ci serve una barca più grande. Ah, lo so, aspetta. Io la lascio qua, la partita. Io sto riprendendo e ho vergogna. Ragazzi. Dai, la so, non mi viene. Non vale i suggerimenti. Ok, il gioco di Orgoglio Nerd diventa un solitario da questo momento in poi, sappiatelo. Io le scimmiette che sono nei piatti in testa. Smettetela. No. Ma perché a me viene... Passerei oltre quest'ombra su Orgoglio Nerd. A me viene da dire... Possiamo licenziarli tutti? Però sì. È cinema, perché... Gli darei in pasto uno squalo. Infatti, ma l'ho appena detto, vabbè. Non ascolta nessuno. Però anche tu una citazione biblica, quindi occhio. Ok. C'è giù una viola, io per battere la viola ho bisogno di una rossa, ce l'ho. Quindi molto semplicemente faccio questa operazione. Bisogna di un violoncello per battere la viola. E vado anch'io a due punti ego. Next. Non peschi, non sei immune agli qua perché hai riso. No, devo pescare, non mi ricordo. No, mai. Devi riso. Arrivo fino a due, giusto? Fino a due, sì. Okay. Era una cosa che si specificano. Che fatica a giocare con voi, ragazzi. Ma perché sono... Vabbè, allora facciamo che ti sfido. No, sì, puoi. Ok, pensavo avessi una carta per no, cui... volevo usare solo il mio ego. Funzionava. Avrebbe funzionato. Quindi io ti uso contro... Ci provo. Una rossa. Ok. E io uso una verde. E niente, allora facciamo che mi tocca leggere i poteri delle carte.
Quindi sostituisco una carta di un altro giocatore con la prima degli scarti. Il momento decisivo. E tanto poi non ho più carte, quindi in realtà non posso fare comunque niente dopo, quindi così. Monica, per darti fastidio. Bene, quindi questa ormai la gioco. E mi tocca passare perché miseramente fallisce questo turno. Quindi io pesco le mie due carte. Uno, due, ok, quindi. Allora. Ha già riso prima. No, è durante il suo turno? Non fatemi ridere. Non le regge la poker face? No, infatti. Io uso di nuovo un muscolosissimo Jacopo. Chiudo lo scoop. Passo due e passo. Allora io in questo momento prenderò la mia questa carta, utilizzerò il suo super super potere, sostituisci questa carta devi con pescare. Lo scoop da chiudere, intanto pesco anche l'altra carta, però lo faccio lo stesso. Prendo anche del respiro perché sennò non vado avanti a finire, quindi sostituisco questa con questa e questa la metto in questo carto e prendo... Ha detto carto. Ce l'hai già lì, basta che lo giri. Ah, c'hai ragione. E ho finito il mio turno e penso con un'altra carta. Perché me la voglio permettere. La carta primo giocatore viene assegnata ad Alessandra, che è tristissima. L'ho fatto apposta in modo da mostrare come gira realmente la carta. Allora direi che così, molto facilmente per una volta, mi prendo un punto ego, giusto? Sì. Mm-hmm. Con la morte per spoiler. Accidente. È una contingenza capitata a tutti, credo. A mio cugino sicuramente. Mio cugino. Due punti. Passo. Ok, siamo tutti e due, adesso possiamo pericolosamente diventare i nuovi rinoceronti. Mm. Tu puoi pescare una carta. Uh-huh. E chiudo uno scoop con Milda, un lettore innamorato. Monica, se vuoi commentare questa carta. No, è già stato fatto in un altro video che abbiamo... Ok. E quindi pubblicato su... diventa un nuovo scoop. Ok, fermi tutti. Adesso Francesca diventa il nuovo rinoceronte, ma attenzione, si attiva un mini gioco. Ah, addirittura al mazzo. Si attiva un mini gioco, pesca dal mazzo fino ad avere 4 carte in mano. Okay. I giocatori senza carte pescano una carta dal mazzo. Adesso tu dovrai tentare di rubare uno scoop a 3 giocatori a tua scelta e se ci riesci almeno 2 volte hai vinto, quindi 2 su 3. Altrimenti scarta fino ad avere una carta in mano e rimetti questa carta al centro del tavolo. Ok. E noi ci fermiamo qua perché non vogliamo che sappiate chi è, sarà il prossimo rinoceronte. Ciao a tutti! Ciao.